Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello, Lazzaro, era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo, del sonno. Allora Gesù disse loro, apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui.
Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù, allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le parole del Santo Evangelo cancellino i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli amati, è bello ascoltare la parola del Signore in questa domenica quinta del tempo sacro di Quaresima, che anticamente veniva chiamata domenica, prima domenica di Passione. Domenica prossima è la domenica delle palme e di Passione, in quanto vivremo, ecco, l'esperienza dell'incontro, dell'ingresso di Gesù nella città santa in Gerusalemme e poi la lettura della Passione. Anticamente in questa domenica venivano coperte le croci, mentre penso che oggi più che mai, ecco, noi dobbiamo guardare a Cristo e a Cristo crocifisso. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, che è uno scandalo, che è stoltezza, che è pazzia, ma Gesù che è morto ci indica il vero senso della morte, ma soprattutto della vita. Chi vive e crede in me non morirà, giammai.
non morirà in eterno, non morirà per sempre, ma continuerà a vivere. Ed è proprio questa l'esperienza bella che la liturgia oggi ci fa pregustare. In questo ciclo dell'anno A, dove abbiamo contemplato dopo la prima domenica le tentazioni e la seconda domenica la trasfigurazione, che sono comuni a tutto il cammino quaresimale di ogni anno, quest'anno abbiamo guardato a tre figure, tre episodi particolari, dove Gesù ci dice: io sono l'acqua viva. Gesù ci disseta. Ancora, Gesù ci dona la vista. Gesù è la luce e quindi guarisce il cieco nato. La terza domenica era la samaritana, la quarta il cieco nato. In questa quinta domenica vediamo nel capitolo undicesimo di Giovanni come Gesù risuscita Lazzaro, dichiarando: io sono la risurrezione e la vita. Questa espressione fortissima ci viene preconizzata, e la liturgia pone il capitolo 37 del profeta Ezechiele nella prima lettura, dove ci viene detto: ecco, riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Ecco, Gesù dichiara che la risurrezione, la vita, ma soprattutto che è il Signore della vita, che Egli è Dio. Dirà infatti: io sono, e io sono è il nome di Dio. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono l'acqua viva. Io sono la luce del mondo. Ecco, Gesù ci dichiara l'essere Dio. Io sono il pastore bello, il buon pastore. Io sono il Signore, il mio pastore. Ecco, Gesù si presenta in tutta la sua gloria, in tutta la sua essenza. Ma andiamo con ordine. E in questa omelia, insegnamento, proprio ci fermeremo e ci soffermeremo su questo capitolo undicesimo di Giovanni, dove ci viene presentata la risurrezione, o meglio la rianimazione di Lazzaro di Betania. C'è una differenza sostanziale. La risurrezione è quella di Gesù. Lui risorge e vivrà per sempre. E lui è il vivente, il risorto, il vivente, l'essente. Mentre tutte le risurrezioni o le rianimazioni che avvengono nel Vangelo, ne abbiamo tre più una quarta che adesso vedremo, che vengono presentate dai Vangeli. La prima è quella della figlia dell'arcisinagogo, Gairo. Allora, quando Gesù viene chiamato da Gairo, che significa Yahvé risuscita, e cosa avviene? Che l'arcisinagogo dice: mia figlia sta morendo, vieni, imponile le mani prima che muoia. Ma proprio quando sta andando, la fanciulla casa. E lì Gesù, ecco, sente il lutto, lo strepitio, sente le grida, gli urli, i lamenti funebri, e dice: perché piangete? Perché fate questa confusione? La fanciulla non è morta, ma si è addormentata. E lui va a risvegliarla. E lei deve essere risvegliata. E Gesù va, la prende per mano, talitacum. Con lui ci sono solamente, oltre la mamma e il papà della fanciulla, e c'è Pietro, Giacomo e Giovanni che assistono a questa risurrezione. Cioè la fanciulla viene riportata in vita, viene rianimata, non come la intendiamo noi oggi la rianimazione, di cui si fa tanto di che parlare, ma viene cioè riportata
terrena. Ecco, era morta la fanciulla, ma viene riportata a questa vita terrena. Facciamo una premessa. Noi abbiamo la nostra vita, noi quando Dio ci pensa, quando Dio ci vuole, quando Dio ci chiama all'esistenza, ecco, noi nasciamo nel momento in cui i due gameti, l'ovulo e il gamete maschile dei nostri genitori si uniscono, in quel momento, ecco, lì nasce la nostra vita. Quella è la scintilla vitale dove Dio ci ha chiamati all'esistenza. Ed è la vita intrauterina. C'è una prima vita, una prima fase, ecco, nell'utero della mamma, nel grembo della mamma, nel seno della nostra genitrice. Giungerà il momento del parto, giunge l'ora, ne abbiamo parlato in questi giorni, e quando giunge l'ora, ecco, si transita e da uno stato vitale intrauterino si vive la vita terrena. È sempre la stessa vita, la seconda fase. C'è una metamorfosi, potremmo dire, un cambiamento. Prima, ecco, ci nutrivamo, respiravamo, venivamo ossigenati attraverso il cordone ombelicale, poi, ecco, questo respiro da parte di Dio, il nostro creatore, e noi diventiamo, ecco, viventi su questo mondo. E abbiamo un tempo. E quando giungerà l'ora, ecco, noi che siamo già benedetti col dono della vita, se crediamo in Cristo, se noi, ecco, aderiamo a Lui, passeremo da questa vita, transiteremo attraverso quella che viene chiamata nostra sorella morte corporale e passeremo ad una dimensione diversa, che è quella della vita nello spirito, la vita in pienezza, nella beata eternità, la vita al di là di questa vita terrena, la vita nel grembo del Padre. Ecco, noi vedremo Dio faccia a faccia e continueremo a vivere in quello che abbiamo sperato, in quello che abbiamo creduto, in quello che abbiamo amato e desiderato. In Cristo Gesù noi saremo viventi, continueremo a vivere. Quando arriverà la morte ci troverà già risorti e la morte non ci farà male. Bene, data questa debita premessa, c'è questa prima rianimazione allora di questa fanciulla, la figlia dell'arcisinagogo Gairo, aveva 12 anni, se vi ricordate, nella narrazione dei Vangeli sinottici ci viene detto che questa fanciulla viene riportata alla vita e Gesù dice di dare da mangiare, di nutrirla. Ecco, ancora c'è un secondo episodio. Nella cittadina di Nain, che significa delizia, ecco, tutto è una delizia. Anche il momento in cui noi transiteremo da questa vita alla beata eternità sarà una delizia per chi crede. E questo fanciullo che viene portato al sepolcro era figlio unico di madre vedova, una donna che aveva già avuto il dolore della perdita del suo amore e che ora perde quel dono grande dell'amore che è il figlio. Ecco, ogni mamma sa che il primo amore è il marito, che è il primo dono che viene fatto dalla madre di quel marito, munus mater, matrimonio. Ecco, quella donna che ha consegnato il suo figlio e gli ha detto: fino ad oggi ci ho pensato io, da oggi in poi pensaci tu. E attraverso quel dono tu vieni aperta al dono della maternità, diventi anche tu madre, sicché ti giunge la gioia del figlio, che è un continuo. Ecco, si aggiunge l'amore. L'amore non viene diviso, non viene condiviso tra il marito e i figli, che poi i mariti si sentono un po' esclusi. Bene, questa donna aveva perso il marito, il primo amore, ma aveva perso anche l'ultima gioia che gli era rimasta, che le era rimasta, e cioè questo figlio. E lo stavano portando al sepolcro e Gesù, con il corteo festante dei suoi discepoli, sta entrando in questa cittadina e vede alla porta della città uscire questo corteo funebre
e vede la mamma che piange, che nelle lacrime genera nuovamente suo figlio. Gesù vede quel dolore e lo rende fecondo. C'era stato il dolore del travaglio del parto, nel sangue era nato quel figlio, oggi nasce anche attraverso le lacrime di quella mamma. Attira l'attenzione di Gesù quella mamma che piange e subito Gesù si muove. Non viene detto a Gesù risuscita mio figlio, non viene detto a Gesù nulla, è lui che prende l'iniziativa, è uno squisito atto di misericordia e va da quella madre, ferma la bara, tocca la bara, il fanciullo viene rialzato, viene risuscitato e riconsegnato alla madre. Ma attenzione, è una rianimazione. Eppure il fanciullo era già morto, lo stavano portando al sepolcro, era veramente morto, come era morta la figlia di Gairo. Gesù ridona il respiro vitale, Gesù dona lo spirito. E quel fanciullo, quel bambino, quel figlio unico di madre vedova viene riportato a questa vita. Cioè c'è una proroga di questo tempo vissuto su questa terra, in questo spazio. Oggi vediamo, ecco, e poi l'unico corteo che entra nella cittadina della Dilizia. Quale gioia, mi disse, andremo nella casa del Signore, abbiamo cantato all'inizio di questa celebrazione. Ecco, tutta la nostra vita deve essere un andare verso la casa del Signore, la Gerusalemme del cielo. Nel capitolo undicesimo dell'Evangelista Giovanni ci viene presentata un episodio particolare. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Noi conosciamo questo luogo, Betania, la casa dell'amicizia, la casa dell'accoglienza, la casa dei poveri. Betania è un piccolo villaggetto a 3 chilometri di distanza dalla spianata del Tempio, si trova praticamente nella parte orientale nella china del Monte degli Ulivi, dall'altro lato, il versante che guarda verso il Mar Morto, verso la cittadina di Gerico, ed era un luogo, tra l'altro, dove c'erano delle locande, dei luoghi dove abitavano coloro che erano di Gerico, ma lavoravano a Gerusalemme, non potevano permettersi di vivere in Gerusalemme, che era abbastanza costoso, e stavano lì. Ma anche Gesù, quando era solito andare a Gerusalemme, sostava in questa casa. Ci viene detto dagli evangelisti che Gesù era stato accolto più volte da Marta, che era la padrona di casa, e da Maria, Marta che serviva, Maria che ascoltava, che si era fatta discepola. Bene, un certo Lazzaro, Eleazzaro è il termine, il Signore ti aiuta, questo significa il Signore ti viene in soccorso. Ecco, Lazzaro, Eleazzaro, era cittadino di Betania, era il fratello di Marta e di Maria. E Maria chi era? Maria era quella che aveva cosparso di profumo il Signore e aveva asciugato i piedi con i suoi capelli, bellissima quella immagine dell'unzione di Betania. Vedremo ancora il lunedì santo, 6 giorni prima della Pasqua, ecco Maria che prende una bottiglietta di profumo, di fragrante essenza, e la versa sul corpo di Gesù. Bellissima l'unzione che preparerà il corpo di Gesù per attraversare la passione e poi la sua gloriosa risurrezione. Bene, Maria aveva cosparso e asciugato i piedi di Gesù di profumo. Suo fratello Lazzaro era malato. Ecco, Lazzaro era malato e le sorelle mandarono a dire al Signore, a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Ecco, Lazzaro è discepolo amato. Lazzaro è l'amato di Gesù, è l'amico caro,
quello che tu ami, quello che tu, a cui tu vuoi bene, guarda che è malato. Cosa ci aspetteremmo noi? E subito un tempestivo muoversi di Gesù. All'udire questo però Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. E annota l'Evangelista che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, ma quando sentì che era malato rimase 2 giorni nel luogo dove si trovava. Gesù non si precipita, noi diremmo si sarebbe dovuto catapultare, sarebbe dovuto andare anche nottetempo. Tra l'altro Gesù si trovava nella zona di Betabara, dove aveva ricevuto il battesimo. Al di là del fiume Giordano c'era proprio questo luogo dove Gesù si era rifugiato per sfuggire dalla furia omicida, assassina dei giudei che volevano ucciderlo. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. E i discepoli gli dicono: andiamo di nuovo in Giudea? Ma Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gli rispose: non sono 12 forse le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Che bello! Gesù ci dice che nella nostra vita, se c'è lui, se abbiamo la sua luce nel nostro cuore, dentro di noi, ecco, noi possiamo camminare sempre. Dalle nostre parti si dice che chi si ferma è perduto. Beh, chi si ferma è perché non ha più il carburante, l'energia, che è la luce di Dio, mentre chi ha la potenza dello Spirito cammina sempre, si muove sempre e agisce sempre con la grazia di Dio, non tiene conto del tempo, della quiescenza oppure delle circostanze della vita o meteorologiche. Disse queste cose e poi sopraggiunse: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Ecco, l'immagine bella che Gesù usa: si è addormentato. Anche noi credenti, quando ecco, muore qualche persona cara, noi diciamo si è addormentato nel Signore. Oppure nella Divina Liturgia noi diciamo: ti raccomandiamo Signore, quanti dormono il sonno della pace. Bellissima questa espressione, in attesa di essere risvegliati il giorno della risurrezione. I discepoli però capiscono un'altra cosa e dicono: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di Lazzaro, di lui, e essi invece pensavano parlasse del riposo del sonno. Qui si aprirebbe un bellissimo capitolo anche dell'esperienza del riposo nello spirito, che alcuni talvolta dileggiano, ma quando fai un'esperienza del Signore, la contemplazione, la meditazione, il riposo, quando tu entri nella dimensione della pienezza, della beatitudine, ecco lì tutto il resto si assopisce ed è il tuo spirito che continua a vivere. E Gesù deve sottolineare: l'amico Lazzaro, apertamente, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là. Ma cosa sta dicendo Gesù? Come contento che di non essere stato lì? Sì, perché se fosse stato lì probabilmente, ecco, Lazzaro non sarebbe morto. Verrà detto sia da Marta sia da Maria: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Beh, Gesù avrebbe impedito alla morte di rivendicare il suo diritto sull'amico Lazzaro. Ma io sono contento, dice, per voi di non essere stato là, affinché voi... Ecco, tante situazioni nella nostra vita noi non le comprendiamo e diciamo: ma dov'era il Signore quando io avevo bisogno? E il Signore ci permette di affrontare determinate situazioni perché possa nascere veramente il dono grande della fede, che altrimenti
non ci sarebbe, è vero, noi desidereremmo che il Signore ci risparmiasse tante situazioni, tante sofferenze, malattie, difficoltà. E Gesù dice: andiamo da Nazareth. E allora Tommaso, chiamato Didimo, gemello, bella questa indicazione, era proprio somigliantissimo il discepolo che era gemello, dice agli altri: andiamo anche noi a morire con lui. Beh, che veemenza, Tommaso, andiamo, facciamoci ammazzare tutti, guai chi ci tocca Gesù, ma se proprio vogliono ammazzare Gesù, ci facciamo ammazzare anche noi con lui. Poi sarà uno di quelli che scapperà, ahimè, miseramente, e poi sarà quello che stenterà a credere. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Significa che almeno erano passati 5 giorni dalla morte. Ordinariamente, nella tradizione ebraica, nella tradizione semitica, il morto viene seppellito al calare del sole, e quindi erano passati altri 3-4 giorni dalla morte. E perché la notazione 4 giorni è importante? Perché nella tradizione semitica ci viene detto che l'anima, il respiro, il nefesh che l'uomo ha, rimane aleggia vicino al corpo del defunto per almeno 3 giorni. Quando non riconosce più il luogo da dove è uscito, perché il corpo va trasformandosi, allora se ne va. Ecco, noi questa tradizione ogni tanto ce l'abbiamo, ma attenzione, noi sappiamo, anche il Magistero della Chiesa ci dice, che nel momento della nostra morte, mox, immediatamente, in quello stesso istante la nostra anima si presenta al cospetto di Dio. Quindi stiamo attenti, ecco. Questo è un linguaggio per chi, ecco, aveva delle credenze. Da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Erano conosciutissime. Quando andate a Gerusalemme, proprio dove c'è la chiesa dell'Ascensione, quella dell'Ascensione, la chiesa del Padre Nostro, e poi di vicino c'è Betfage, che è il luogo da dove Gesù partì la Domenica delle Palme a dorso dell'asinello, del puledro figlio di asina, ecco, da lì proprio sono un centinaio di metri, 200 metri, proprio il luogo della casa di Marta e di Maria, vicinissimo. E molti andarono per fare le condoglianze, un po' come si usa da noi, no? Si va a fare le condoglianze, si va a consolare, a dire: sì, ero una brava persona, ecco, vivrà nel vostro ricordo, pensate a tutti i momenti belli. Sono le parole umane, il conforto umano, che certo è segno di grande umanità, di grande benevolenza, ma non è quello che dà la vera consolazione. Solamente il Signore dà la consolazione. E Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Andando a Betania, e sulla strada, per andare a Betania bisogna fare un giro enorme oggi, e c'è un piccolo monastero ortodosso dove la tradizione dice che lì si fermò Gesù e aspettò, facendo uscire le sorelle dal villaggio. Attenzione. E Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E qui riprendiamo quello che avevamo detto: veramente il Signore non avrebbe permesso la morte dell'amico Lazzaro, avrebbe sgridato la morte, avrebbe guarito, un po' come guarisce la suocera di Pietro, guarisce
coloro che erano infermi, e ridona vita. Il Signore comunica la vita. Il Signore non vuole neanche la morte del peccatore, figurati dei suoi amici, figurati dei suoi discepoli. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, te la concederà. Che bella espressione di fede che usa Marta. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ecco, la credenza significa qual è? Ecco, mio fratello risorgerà il giorno in cui verrà il Signore e richiamerà dallo Sheol coloro che sono morti, vivendo, facendo la sua volontà, e ritorneranno a vivere su questa terra, godendo, ecco, ci sarà per sempre su questa terra un paradiso per i giusti, anche se il termine paradiso non viene usato, ma va bene. E Gesù le disse: io sono, bellissimo il nome di Dio, io sono la risurrezione e la vita. Gesù è la risurrezione e vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Allora la tua fede non deve essere nella risurrezione, quando ci sarà la fine dei tempi, quando risusciteremo tutti, quando ci sarà il giudizio. No, tu devi credere che Gesù è veramente la risurrezione e la vita. Tu credi che chiunque vive e crede in Gesù non morirà? Non morirà. Noi non moriremo, noi rimarremo fragranti nella fede, perché passeremo da questa vita alla pienezza della vita in Cristo Gesù. Gesù ci ha spalancato le porte del Santo Paradiso, sicché la morte non è più morte. Gesù è la vita, è la risurrezione. Credi questo? Ed è la domanda che Gesù rivolge anche a noi. Ma tu ci credi? Credi in questo? Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Bellissima questa professione di fede che ha fatto anche il beato apostolo Pietro, e la professione di fede che Gesù è il Figlio di Dio, che è il Cristo, che è colui che viene nel mondo per dare, ecco, vita al mondo. Dette queste parole, Marta va a chiamare Maria. Gesù rimane lì, non entra nel villaggio, lo vedremo, e di nascosto chiama Maria. Perché di nascosto? Perché vedete, fratelli cari, solo chi crede, solo chi fa esperienza della vera fede può capire determinate cose, altrimenti ci prendono per folli, per pazzi. E Marta parla in segreto a sua sorella Maria e le dice: il Maestro è qui e ti chiama. E ti chiama ad avere fede, ti chiama ad ascoltare quello che ho ascoltato io. Maria è la donna dell'ascolto, e invece questa volta è Marta che va a dire alla sorella: il Maestro ti chiama, ti manda la sua voce attraverso di me, vuole dirti qualcosa di importante. E udito questo, ella si alzò e subito andò da lui. Noi dobbiamo subito andare dal Signore. Quando ci sono momenti particolari dobbiamo subito andare dal Signore, alzarci, anche noi alzarci significa balzare in piedi, risorgere, risuscitare, anche nei momenti di dolore, nei momenti in cui vediamo situazioni particolari, dobbiamo andare dal Signore. Signore, da chi andremo se non da te? Tu hai parole di vita eterna. Ecco, Maria sta realizzando questo, sta andando da Gesù. Gesù non era entrato nel villaggio, ecco, quel luogo
lontano dal villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta, attenzione, in fretta festina, indica anche la radice festum, gioiosa, festinante, come Maria che andò in fretta verso la regione montuosa per trovare la parente Elisabetta, Maria la madre del Signore. Qui invece Maria, sorella di Lazzaro, in fretta esce, esce fuori dal villaggio, esce dal luogo comune, esce dal si è sempre fatto così, esce da quelle che sono le situazioni sempre abitudinarie e non si esce da lì, altrimenti. Invece lei esce, ma quando la vedono uscire la seguono, pensando che andasse invece al sepolcro a piangere. Chi è stato a Betania sa che la casa di Lazzaro, Marta e Maria si trova ad una quarantina, cinquantina di metri proprio di fronte al sepolcro, al luogo del sepolcro, dove oggi per entrare bisogna scendere in quel luogo un po' particolare, e invece lei va in un altro, in un'altra direzione e la seguono. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Dice la stessa espressione che aveva detto la sorella Marta. Gesù allora, quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, Gesù si commosse profondamente, perché ricordiamoci che Gesù piange con noi. Noi tante volte pensiamo a Gesù impassibile o al Signore: Signore, dove sei? Quando noi abbiamo paura, quando noi attraversiamo momenti bui, momenti di sofferenza, dove sei, oh Signore? Guardate che il Signore piange con noi. Il Signore soffre con noi, si commuove con noi profondamente nel suo intimo, nel suo cuore amorevole. E molto turbato domandò: dove lo avete posto? Dove lo avete messo voi? Voi dove lo avete messo? Perché lui, ecco, è chiamato alla vita, ma voi dove l'avete messo? E gli dissero: Signore, vieni a vedere. Attenzione, guardate che questa espressione, sì, maestro, dove abiti? Venite e vedete. E quel giorno i discepoli stettero in casa con lui, vi ricordate? Ecco, Gesù ci fa vivere con lui nella vita, e invece il discepolo quasi quasi vuole portare Gesù verso il luogo della morte, ma Gesù, ecco, le segue. Gesù scoppiò in pianto, si mise a lacrimare anche lui, si mise anche lui, ecco, profondamente commosso e a piangere. Gesù piange. Mi ricordo qualche tempo addietro sono stato invitato a fare un piccolo ricordo di un ragazzo, di uno dei miei ragazzi, morto a 10 anni per un aneurisma cerebrale. E c'era una giornata di ricordo, e poi rappresentanti delle istituzioni, le scuole elementari medie, hanno detto: beh, non dovete piangere, è un giorno di festa questo, è un giorno. E io invece ho detto: no ragazzi, voi dovete piangere. Anche Gesù ha pianto dinanzi alla tomba dell'amico Lazzaro, dinanzi al mistero della morte, perché quando noi amiamo una persona non dobbiamo soffocare i sentimenti, ma dobbiamo veicolare, indirizzare i nostri sentimenti verso, ecco, l'espressione di quello che c'è nel nostro cuore. Se noi, ecco, sentiamo dolore, questo dolore è perché sentiamo l'assenza fisica di una persona cara. Ma noi possiamo piangere,
E il pianto, il lutto serve proprio per elaborare il dolore e capire che anche se ti manca la presenza fisica di tante persone care, che ci sono in questo momento, sono tante persone che, con le quali siamo interconnesse, ma ci siamo. Anche che noi non ci manchiamo, noi ci manchiamo, manca la presenza fisica, manca il potersi dare la mano, il potersi baciare, potersi accarezzare, abbracciare. Guardate che guai a noi se dicessimo no, non è vero, non ci manca, va bene così. No, noi siamo fatti di carne e di fiato, di respiro di Dio, ma Dio ci ha impastati, intessuti così e noi abbiamo questa fisicità che non possiamo soffocare, anche i nostri sentimenti non possono essere soffocati. Gesù lacrima, piange e piange perché fa affiorare il sentimento di amore verso Lazzaro che amava e che ama e verso Marta e Maria che ama ancora. E che amava e che ama. Allora i giudei dissero: guarda come lo amava. Ecco, capiscono l'affetto, l'amore, e altrimenti, ecco, non si capirebbe. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse? È la stessa frase che dicono sia Marta sia Maria. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E costui che ha aperto gli occhi al cieco nato, cioè una persona cieca, tu la fai vedere, ma avrebbe impedito che questo morisse. Attenzione, non dice adesso gli potrà ridare la vita, perché questo non lo potrà credere mai, non lo pensano, non è possibile, non è concepibile. Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, attenzione, anche questo commuoversi, per noi muoversi con. Gesù si muove assieme agli altri, piange con gli altri, non è un sentimento isolato. Gesù si muove e si reca al sepolcro. Era una grotta, anche qui. Ecco, questa grotta fa riferimento ad una cittadina ad Hebron che è la grotta di Macpela, dove sono stati sepolti Abramo, nostro padre nella fede, e i patriarchi, Giacobbe e Giuseppe, lì vengono sepolti e la tradizione. La grotta fa riferimento alla tradizione e contro di essa era stata posta una pietra. La pietra era la separazione tra la morte e la vita, tra i morti e i viventi. Per cui c'è una pietra che separa, che chiude definitivamente l'esperienza di quella persona. Anche noi nelle nostre espressioni siamo soliti dire: mettiamoci una pietra sopra per indicare quella cosa morta, basta, non se ne parli più. È qualcosa che ormai non si può più cambiare. E invece Gesù dice: togliete la pietra. È un imperativo da parte di Gesù. Togliete la pietra. Ora qui, ahimè, qualcuno avrebbe potuto dire: senti, hai saputo che tuo amico era malato, non sei venuto subito, sei venuto quando ti è parso giusto arrivare. E ora vuoi che noi ti apriamo la bara, ti scoperchiamo perché lo vuoi vedere, ma scusa, ma che pretese sono? Non sono. Manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni, ma ti rendi conto? Attenzione, Gesù con quell'imperativo, togliete la pietra, non dice togliamo la pietra. Gesù dice: voi avete messo quella pietra, toglietela. Dovete essere voi a togliere la pietra. Voi avete messo lì Lazzaro, voi avete messo lì il morto, ma il morto è più vivo di voi. Togliete la pietra. Signore, manda già cattivo odore.
mi piace sempre ricordare, ecco, quell'espressione che usa San Girolamo quando parla di Gesù, che lacrima, e poi dice, quando viene detto, Signore, manda già cattivo odore, iam fetet, per noi siciliani, per noi staffetello, il fetore della morte, non c'è bisogno di tradurlo. Ecco, quel manda cattivo odore è un po' addolcito, ma è il fetore della morte. E Gesù dice, non ti ho detto, ecco, Gesù ci ricorda le sue parole, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Ecco, la gloria di Dio si deve manifestare. La gloria di Dio è il profumo dell'amore di Dio. La gloria di Dio è la luce sfolgorante che illumina le tenebre oscure, le ombre della nostra vita. Tolsero dunque la pietra. Vabbè, togliamo la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie, l'Eucaristia. Anche durante l'Eucaristia, nella preghiera eucaristica prima, ci sono delle annotazioni che quando il sacerdote prende le offerte, prende il pane, e Gesù, alzati gli occhi al cielo, rese grazie a te Dio Padre suo onnipotente, si alzano gli occhi al cielo, e la preghiera rivolta verso il Padre nostro che è nei cieli, e Gesù alza gli occhi al cielo e dice, Padre, ti rendo grazie. È un'Eucaristia, è un rendimento di grazie, perché mi hai ascoltato. Ma ancora non aveva detto niente Gesù, ma Gesù sa che il Padre l'ha ascoltato prima ancora che la mia parola, che la mia frase si formi sulla mia lingua. Tuo Signore l'hai già ascoltata, Padre, tu mi hai già ascoltato, io sapevo che sempre mi dai ascolto. Attenzione, il Signore ci ascolta sempre, anche quando, ecco, noi siamo tentati a dire al Signore quello che deve fare, Signore fai la nostra volontà, invece si compia la tua volontà, sia fatta la tua volontà, come diciamo nel Padre nostro, no? Ecco, tu sai che mi dai sempre ascolto, ma io l'ho detto per la gente che mi sta attorno, io lo so, oh Padre, ma lo dico per loro, perché credano che tu mi hai mandato, perché credano che tuo Signore operi e tuo Padre operi. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. È un imperativo. Lazzaro, vieni fuori. Attenzione, dalla tomba ci viene detto che uscì il morto. Il morto uscì. È quello che era la realtà del corpo morto che esce, perché Lazzaro si aveva fatto esperienza di Gesù, chi crede in Gesù e sente il vivente. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con benne, ecco, il salmista ci dice, mi stringevano funi di morte. Ecco, è un tipo di sepoltura che avviene secondo i giudei, ecco, in questa sindone, poi legati e affasciati, e il sudario che copriva, che avvolgeva il viso. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare, liberatelo, voi lo avete imprigionato, l'avete legato voi. Ecco, il morto non può essere legato nelle tenebre, e lasciatelo andare. Scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco, i nostri cari defunti, un messaggio meraviglioso. I nostri cari non sono morti, sono defunti, hanno finito la loro funzione sulla terra, e c'è differenza fra morto e defunto. Morto è colui che è morto, e speriamo che risusciti. Il defunto è colui che ha finito la funzione
nella seconda fase della vita e già continua la sua vita nella pienezza di vita, nella beata eternità, nella parte dell'eternità. Ecco, la prima fase è quella dentro l'utero, la seconda fase è quella nella terra, la terza fase della vita e della beata eternità. Per cui liberatelo e lasciatelo andare, anche i nostri cari. Sì, piangiamo qua, non costringiamoli qua, anzi, ricordiamoli spesso durante la Santa Eucaristia. Liberiamoli, lasciamoli andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Bene, concludiamo questa lunga omelia, insegnamento su Lazzaro. Qual è il messaggio che ci viene dato? Gesù è la vita. Gesù è la pienezza di vita e la risurrezione. E se noi siamo risorti con Cristo, dice il beato apostolo Paolo, cercate le cose di lassù, dove assiso Cristo alla gloria del Padre, alla destra del Padre. A Lui la gloria, l'onore e la benedizione nei secoli dei secoli. Amen. Ci accompagni l'intercessione di Maria, nostra madre e regina, che è già come assunta in cielo, in corpo ed anima alla celeste gloria, ecco, partecipa come primizia di ogni creatura, di ogni credente, della gloria del suo Signore. Intercede Maria Santissima per noi e anche in questi giorni in cui magari, ecco, c'è paura e olezzo di morte, ecco, che il cuore del credente si apra alla pienezza di vita. Signore, quando arriverà la morte, con me non avrà niente a che fare, perché se io sono risorto con te, passerò dalla vita alla pienezza di vita. Sia lodato Gesù Cristo, sempre. Professiamo insieme la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente.